Allora, Assemblea Capitolina momentaneamente sospesa, noi ci troviamo con il consigliere di Forza Italia Giordano Tredicine. Che sta succedendo oggi? Stiamo aspettando il sindaco perché abbiamo chiesto la presenza del sindaco dopo le dimissioni di Strozzi da presidente dell'AMA, che è il presidente lampo di questa amministrazione, durato 24 ore, e chiediamo una relazione da parte del sindaco e dell'assessore all'ambiente per capire qual è adesso la procedura da parte del sindaco e per avere una relazione proprio sul tema dell'AMA, perché l'altro giorno il sindaco si è presentato in aula, è stato molto sfuggente, non ha fatto nessun tipo di intervento e nessun tipo di relazione. Oggi allo stesso tempo è in direzione nazionale del PD, non occupandosi ancora della città e pensando a ruoli di partito nazionale che probabilmente non gli competono visto il ruolo che lui svolge nella nostra città. È singolare che la sospensione del Consiglio sia stata chiesta dal capogruppo di maggioranza? Ma io credo che questo faccia capire ancora di più la frattura circostanziale all'interno del Partito Democratico e soprattutto faccia capire ancora una volta che il Partito Democratico è in una situazione di forte imbarazzo con l'amministrazione di Marino e soprattutto anche con i rapporti con la Giunta, e questo è sinonimo del fatto che questa amministrazione, se continua con questo passo, è quello che noi dicevamo, deve tornare alle urne, e quindi l'invito probabilmente che ha fatto anche il presidente Berlusconi: torniamo alle urne tutti quanti il 25 maggio, perché credo che ormai, dopo quello che abbiamo visto in aula in questi sei mesi, è evidente che c'è una forte diaspora tra il PD capitolino e il PD nazionale, che è del sindaco, ma soprattutto non c'è la possibilità di occuparsi della città come dovrebbe essere. State tentando di far saltare il banco? Ma certamente, noi lo abbiamo fatto nel bilancio, lo continuiamo a fare ogni giorno come forza di opposizione. Siamo convinti che la città è esausta ormai di Marino, dei problemi che vediamo, perché ormai abbiamo una città piena di rifiuti, una città piena di buche, una città dove non c'è più una manutenzione, non c'è una programmazione, concorsi del Comune di Roma bloccati, nessun tipo di programmazione in termini di bilancio, quindi una giunta che va alla giornata e che via la giornata. Ricordo solamente che siamo la capitale del mondo, abbiamo un appuntamento importante che è quello della beatificazione dei papi che avremo il 27 aprile, e già questo, il fatto che non si programma un evento così importante per la città di Roma, fa capire che ormai siamo in una città che è governata da una persona che probabilmente pensa di governare una città come Genova, ma in realtà è come se fosse un municipio. Tutto si poteva pensare meno che vedere delle immagini di Peppa Bink sopra qui al Campidoglio. Ma una bella invenzione, è nata da domenica, da questo lancio di questo cartone animato, che in realtà è in modo simpatico e in modo anche divertente abbiamo fatto capire che questa città sta diventando un po' come un cartone animato, che in questo caso è rappresentato dal sindaco Marino, una città che abbiamo vista che con le immagini dei maiali in una zona da periferica della città, perché abbiamo visto che i rifiuti ormai sono colmi in tutta la città e i cassonetti, al di là di quei 5 milioni di euro che sono stati stanziati, è sulla stessa situazione precedente, e quindi abbiamo in qualche modo denominato questo scenario come un cartone animato rappresentato da Peppa Pig, che in realtà non è nient'altro che la forma più alta del sindaco Marino. Buon lavoro, Tredicine. Grazie.